Una corona deposta all'ingresso dell'archivio di Stato di Arezzo ed un minuto di silenzio per ricordare così Piero Bruni e Filippo Bagni, due impiegati morti soffocati dalla gas Argon. CGIL, CISL e UIL hanno infatti indetto 4 ore di sciopero generale di tutte le categorie della provincia di Arezzo nel giorno dei funerali di una delle due vittime. Non si muore per fatalità, soprattutto quando si è a lavorare, e su questo non voglio frenare, voglio veramente sul serio, non dico una cosa di circostanza, che la procura, auspico veramente, faccia tutto il possibile per comprendere dinamiche che francamente aprono tante perplessità, veramente tante perplessità. Noi abbiamo deciso unitariamente, CGIL, CISL e UIL, di fare 4 ore di sciopero nei settori dove è possibile farlo per richiamare l'attenzione al tema della sicurezza e per stare intorno come gesto di solidarietà alle famiglie delle vittime di questo accaduto. Vogliamo anche prendere questa iniziativa per richiamare al prefetto, alle autorità preposte, la necessità di costruire un momento, magari un momento annuale, dove tutte le parti preposte alla sicurezza, la ASL, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni dei datori di lavoro, si trovino intorno a un tavolo e si faccia un bilancio annuale di quella che è la situazione nelle aziende, al di là dei libri che mettono in regola ogni azienda e i lavoratori sui temi della sicurezza. Costruiamo anche dei momenti concreti dove ognuno fa il bilancio di quello che ha fatto e richiama tutti gli altri soggetti a questo tema, che è un tema che non vogliamo ricorra solamente di fronte a fatti tragici. Le leggi ci sono, va sburocratizzato, secondo il mio avviso, la prassi. Per una visita ispettiva l'ispettore deve riempire oltre 18 pagine, poi deve tornare in ufficio, le deve fotocopiare, le deve vidimare, le deve protocollare, le deve scannerizzare nel computer. Questo è fare il compitino, insomma, non è il problema di quell'ispettore, è il problema degli indirizzi per affrontare questo stato di cose. D'altro canto noi pensiamo che gli ispettori, c'è anche un problema di organici, validi, molto validi, però scarsi. Siamo stati dal prefetto nemmeno un mese fa, per quel lavoratore metalmeccano, anche lì morto in circostanze drammatiche. Nel 2020 morire per portare il pane a casa è insostenibile, illogico, per una nazione che pretende di essere dentro l'Unione Europea. Queste sono le vere emergenze.